sono me. E ti non dice niente, e ti non dice niente, e ti non dice niente, e ti dice niente a Miguel. Mamma, mamma, lo sai chi c'è? È tornato per davvero, è tornato sul veliero, è tornato sul veliero. El dindondero. Miguel, sono me. Buongiorno. 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 Mi scusa, volete ordinare un caffè? Che non è il barista. Cameriera. Ma che duro. Un attimo di pazienza e arriva. Dai, dai, signorina, che ho un'urgenza. Carico. No, questo mi fa per me. Bello, bello, sono dei cavalli di briscola. Datemi, signorina, che arriva. Arrivo. Ah, no, guarda, prego, corre. Vabbè, arrivederci. No, 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 la stai ferma. La mi dica, cosa vuole la? Mi vorrei ordinare un caffè. Ma lui, due pure a carte, se non si preoccupa il barista. Ah, beh, la sono mi barista e anche il paron del bar, cara. Ma sempre detto che avevo un'urgenza! Sì, appunto, l'urgenza di far una briscola. Sei sto parlo che ne altri. So voi la signorina, abbiamo larga incontro alla clientela, era. Dai. Questo è larga incontro. Dai, mi fanno un caffè per piacere. Subito. Alt. Ma mi scusa se mi intrometto. Non vorrei dire una cassata. Ma a oce e croce, la me pare. Come dire? La me pare. La mia collega se sbaglio, un po' leggermente incinta? N'altro! N'altro? No, lei il primo. No, n'altro, lei sora, non me sto ficca naso, chi? Gino, detto n'altro. Sì, n'altro, perché un bicchiere solo è massa poco. Ma venimo a robe serie. La gado manda un caffè. Sì. Non che l'ha mai detto nessuno che è caffè che fa male alla creatura? Non le sa la mia che a bere massa caffè come minimo che nasce con la carta John scura. Ma che bar è lo sto qui? Lei è un bar di famiglia, se vuole la signorina ci vende dentro la sua porta chi? Lei come uno di casa. Ma se la signorina vuole il caffè, che faccio e basta? Signorina, signorina, in queste condizioni qua, come minimo la gara essere marità. Parla verità, no, comunque. Comunque non la sta a far che caso, non le bon da farsi gli affari suoi. Che fa il caffè, sala. Sergio, mi raccomando di farvi lo lungo. Sì. Per la creatura. Sì. Dimmi. È lo chi, mio uomo? Non hai ancora visto di ancora. Ma non sarà, cara. Mi sono sta fuori di casa, sono senza chiave. Ma cosa faccio di questo uomo? Cosa faccio? Che cambi uomo? Guarda che qua, mi sono sempre disponibile. E con anche il cellulare stasera. Che ometto. Ma va là un altro. Non sta a dire stupidate. Mico il mio uomo, stavo bene. Ma adesso bisogna che cerca. E tu sarai. Ah, cara. Allora, mi tocca, ma se passa da chi? Disighe che vado, che venga subito a casa. Che penso ma disighelo, che venga subito a casa. Che penso mi? Subito. Di corsa. Era Esio. Sono dovuto girare le pagine, ma giornali più nuovi dell'arena del mese passato, che ne detto mia. No, perché? Sai che? Che barde terza che ah, ti sì. Ciao papà. Ciao un altro. Ciao amore. E la mamma? E la sia? Non due? Ma ne sa per me più strada c'ha colà? Tanto può cambiare, eh? Oh, è da quando è nata che quelle due lì le ciacola. Senta sta con mente, che quando una delle due renarà l'altro mondo, quell'altra sarà quella che corre di per finire la discussione. Sicuro? Iris? Stefania Maria Santa, lei delle superiori, che non si vedeva. Qualche volta, dai. Sì, quando la viene a voi. Quando col tempo.
Sai, ieri ci sono andato a finire l'università. E questo è il bar dei miei. E il bar dei tuoi? Sì. Allora appena conosciuto papà, simpatico! Sai, sì. Vabbè, dai, vieni fuori con me sul tavolino, su quell'ombrello che al manco nella punta di Monpace, dai. Ma se cosa? Non corre a San Giuseppe, se no perché. Dai, mi conti tutto. Mi conti? Via simpatiche. Oh, madonna. Beh, buon cammì, sì. Anche a consumare la pena forza di segnare. Se fossi come te, clienti, staria bene che è fresco, caro. Testamento del zio, la roba la che va a tutti e la dico sia il notaio e l'avvocato. E loro si intendono i testamenti, eh? Beh, far quella se può dare domandare anche al parroco, perché anche lui di sicuro se ne intendi. Figurate, dei funerali e dei vecchi a metterne che ne saprà qui. Guarda, mi sta roba proprio non la meva so. E almeno mi va attraverso, ecco. Ma se l'è tossita, l'è tossita. Care mie, la verità è che la roba è che l'ha promessa a tutti. Brava. Ma non gliela la sa nessuno. Par via che non l'ha fatto il testamento. Ma proprio perché non l'ha fatto il testamento dovrà avergliene altre. Se le uniche tre fiole del suo unico così, sposare allora sposare. Fiori non gliene avea. Ma l'ha detto anche al notaio, la roba la messaria venuta dritta e non altri che sei parenti più prossimi. Ecco. No, salta fuori il periodo. E gli altri erano salta fuori dal cilindro del prestigiatore come in Cunel. Beh, ascoltami voi altri tre però, perché a me oramai mi parla tutto ciano e tu vorresti averlo capito anche voi altri tre. Poro Virginio e Gabriella, una sorella. La pora Rosina Stella? Proprio quella che è da stare in America. Beh, appunto. Però mi aveva sentito dire che era morta quasi su. C'è che pensare che la avesse un fiore. Se invece, quando il notaio l'ha fatto le tutte le necessarie ricerche di legge per vedere se sta casa qua e la vecchia casa di Pinè, quella che è sua e Trentino, le ghinasea ai parenti più prossimi. Che dovrebbero essere solo noi altri tre. E invece l'ha scoperto che il parente più prossimo è Stoneodo dal Sud America. E allora avanti il prossimo. Ma io che credo neanche se il vento guarda. Te che credere, Carla? Te che credere? Mia, dimmi la Cornelia. Ah, cara mia, è il notaio che ha scritto, e so se ha risposto quell'altro, che ciappa il primo aereo e tracchete che l'arriva di corsa. Par quella. Qualche aereo, però, ogni tanto è vaso. Ma te darei che sto qui arriva, te darei? Sentivo e altre due che per piase ero petar dappertutto, sotto i materassi, dentro i cassetti. Ma la vi mio catasto, maledetto testamento. Carla, guarda dappertutto, guarda parfin sul fondo della gabbia dell'usel. Niente di niente. Cioè, mi sa che detto, guarda, ho spaccato tutte le bussine che una piume dappertutto, che ho stranuta a partigiarmi perché sono allergica alle piume. Sì, guarda. Ho guardato in fondo le pignatte. Ho ruessato il fondo delle giacchette prima di buttarla nel cassonetto dei vestiti. Ma niente, niente, niente. Ma vi capito poi Virginio, E va bene, ha promesso che ve la sa tutto invece. E manco mai che l'ha passato convinto a vedermi questi due luoghi che paga l'affitto, se no se sta bene che c'ha banca a me. Va là Essio, va là per piacere, che te è paghè una pipa di tabacco. Va là che l'è quasi un'eredità, sì, guarda. E ci è quella macchina parcheggiare di fora? Quella che è una piazza piena di macchine. Quella messa di traverso e in cima le strisce pedonali. Quella è la mia. E ditelo se ben che lei è la mia. O è tu perso la memoria. O è lo quel capello massa fisso sulla testa che ti impedisce al cervello di ragionare. Mi
quando ho sta divisa non guardo in faccia a nessuno. Ma mi son tua mamma era. Spostare quella macchina immediatamente. Circolare, circolare. Odone, le è da tanto che dia circolare sto qui, pensa che disesse motosega. Sentilo che è l'ora, sentilo. Carla, prima di andare via, aspetta me che te me denti rofini a casa, perché con sta gamba si folina chi ha paura di casa. Sì, con la gamba si folina. E tu li odo con sifolotto. Ah, sei proprio una bella famea, mi par chi era. Non volaria dir, ma... Comunque, Cornelia, dimmi. Prima che arriva il peron pompero dal Sud America, va a dargli un altro già per piacere, dai, va a vedere che non salta fuori quel benedetto testamento lì. Ascolta, mi lo so più neanche andò a guardare. Un saluto che ti dica, non so, guarda nei lampadari, desca la lavatrice, fa qualcosa. Dai, su, dentro. E Carla, aspetta me, neanche se non ti sei fatta la gamba che si può pulire, grazie Carla. Buongiorno Dio, sai che ci sono anch'io. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano. Lasciatemi cantare una canzone piano piano. Lasciatemi cantare perché suono. Dai, non va mai per niente però, eh? Buon. Ciao. L'altro. L'altro ti senti. Dai, che te capio. Guarda, Gino, senza offese, ma mi pararia buon'ora per un altro, era. Ciao, Stefania. Ciao, un altro. Ciao Cesarina! Ciao cara! State fa il solito caffè ristretto? Sì, sì, ma fa l'impressia! Perché vado ad andare a settarmi, Maria! Ma non è più pesata la settimana passata! Ma dai, su! Cosa dito? Lo mamma! Ma ci sa quante altre volte si è perso! Stefania? Dimmi! Ma sta la bene tua mamma? Ah, beh, non perché la sei da brontolà! Ascolta! Ma è lo proprio vera che il poro Virginio non va a sa niente. Cesarina, servita il dopo, servita noi. Oh, capito. Chi certi argomenti? Però sarei a metà, perché tua mamma la detenia tanto per non parlare della siapina quella. Che sia parla, amica, cuoretta. Cesarina, sai cosa penso? Che tuo marito, un giorno o l'altro, scapperà per sempre. Ho capito. Se bevi il caffè, ma non si fa domande. Assolutamente. Comunque, io adesso vado a cercare quella specie di fantasma del mio uomo che non cade da nessuna parte. Ma se passa di chi? Di sì, che vengo a casa, perché gli vado a mettere nel tappeto sul davanzà e mi corro a sbatterlo. Di sì, che lo fa piacere, di sì, che lo. Cesarina, sta attenta che non ti scambi a fare il tappeto da sbatter. Vito Stefania, ti ho fatto bene a non sposarmi. Pensa se mi fosse capitana Roya come la Cesarina. E così perché fai più tanti, se te la tenie. Domando e scusa, nosotros siamo chi per affari. Nosotros siamo due veronesi nel mondo. Papà, mamma, penso che sia arrivato.
articoli. Se tutti i calabresi nel mondo è così. Prova a sentire che sai anche voi quel cubile, Prego, vogliamo essere utili? Penso di sì, ombre. Vosotros es la famiglia del Don Ezio Brusetti, Ida Verona, Ida Lazise. Infatti, dai, tira. Ma vosotros es Don Ezio Brusetti in persona vivente? No, che non è Don Ezio, non sai ancora quando farà, prete. Allora. Ciao, via, mi date saluto. Questo è il mio primo marito. Ah, Don Ezio Brusetti. Entiendo. Scusatemi. Sono Cornelia Mazzarai. Oh, incantato signora. Io sono Don Pedro Cristobal del Rosario, I della Coruña, I della Cruz, I del Santo Angelo, del nostro Signore Gesù Cristo. Amen. Ma hai tu di una persona sola? Io sono oriundo da Verona. Perché me bisogno, intende bisogno? Sì. Allora, il nino, il padre, il nonno e il bisogno. Emigrato in Sud America nel 1890 a 8 l'ho emigrato. Ascolta Stefania, dai, fammi un colpo del telefono a Sidi che venga qua, dai. Prego Don Pedro, gli è molto se era devo dire che è il mio bisnonno, l'hai emigrato in Sud America. Io l'hai emigrato in Sud America. Sì. Ma se non che pronunci sarebbe. Oh, domande scusa, Pedro, spiegare la situazione. Dai, io sono il servidor e segretario di questo signore qui, che si chiama Don Felipe García Rodríguez, Ritaglion della Pignata de Corea. Macalai. Macalai? Certo che sì signora, sua mamma sta a essere la Rosina Sopa, intende Sopa, claudicante, Mazzarai, quindi è spagnolo, Mazzarai. Guarda, Ale proprio lui allora, lei è il fiore di una sorella del coro Virginio Recameterno. Esattamente signora, Virginio Mazzarai trovato morto stenco a 84 anni senza eredi diretti. Vabbè, senza. Oddio, gli altri saressene eredi diretti. Anzi, di rimpettare. Lei vuole anche che sia la lontana, ma proprio alla lontanissima, guarda. Beh, dai, intanto se stai su che mi volete salvare. Muchas gracias, signora, muchas gracias. Madre di Dio. Cosa dobbiamo offrirvi? Don Felipe, mira la muchacha, come la me gusta mucho. Caramba, bella gnocca. Non so, avevo preferenze, una bibita, un bicchiere di vin, caffè, liquore. È un vin brûlé. Vin brûlé, di sta. Sarebbe meglio qualcosa di fresco? Ma certamente che sì, bella guapa. Un bicchiere di acqua minerale naturale, brûlé, una per me e una per Don Felipe García Pitaglion della Pignata de Gonella de Oliveria Matalai. Ma, caro mia, un diminutivo. Certo che sì, bella muchacha. Don Felipe García Rodríguez Pitaglion. Dammi, vago a torre la minerale brûlé. E mia, se tu chi ti porto l'acqua calda. Come mi gusta sta muchacha, ma caramba, ombra di Dio, è il pueblo Virginio, era sto signore che ti ha caduto su.
Ah, oh, sì, guarda, sì. L'è proprio lui. Ah, oh, lei è una foto autentica di quando era soldato. Lei è un quadro, poi, e si tiene sempre nella sua camera da letto. Madre di Dio. Ma pensa che un par di mesi prima di morire, la vorresti regalarmi? Sì, sì, oh, e lei è venuto qualunque persona da calo al muro, sì, sì. Questa storia è... E il pendi da una banda, sono Felipe, aspetta che sono insieme, la cosita va bene. Buenos días, Virginio, todo bien? Hombre. Una scusa, signorita. Tengo un piccolo problema. A chi le fuori la puerta, che sta il nostro bagaglio, se potrebbe avere un pochito di aiuto. Sì, va bene, che pensiamo noi altri. Sì, sì. Grazie. Ma ti provo a guardare, se mi do a fare il servidor, te servidò. Dicei, quei borsoni scarmanelli del cuore per il marciapiede pubblico. Che per sì una chitarra. E quei due signori là sentè al tavolo. Avete pagato la tassa di occupazione del suolo pubblico? Avete fatto la domanda in comune? Avete compilato tutti i moduli con la marca da bollo? Don Felipe, non intendo praticamente l'ostrega. E come? Eppure, mi sembra di avere parlato chiaro. Siete dietro ad arrivare o siete... di dietro a partire o siete di dietro a fare il trasloco? Madre di Dio, siamo dietro al tavolino. Saluto. È il tuo solito caffè, l'ho già mescolato. Domando e scusa, signor carabiniero. Vengo a spiegare la situazione di tutti i bagagli descarmenati sul pensale che sta qui fuori. Dal suo accento mi sembra di capire che voi non siete di Lerzise. No. Siete in regola con il permesso di soggiorno? Avete il passaporto? Siete per caso inglesi o extracomunitari? Oh, ascolta Marco, ma una volta ogni tanto prova a smentegarti che ti sei vigile. Non ti pensare di avere che qualche favoritismo perché sono tu così, era. No, allora io 90 centesimi, 2 euro con la mancia, grazie. Eppure sì, ti pensare di avere dei favoritismi quando sono tu così, era. Il resto, grazie. No. Spostare quei bagagli immediatamente! Signorita, domando scusa, ma che cosa così loco è incassato il carabiniero municipale qui? No, solo quelli. Da quando che ha messo intorno una divisa pensa di essere il parol del mondo. Ah, caramba, situazione. Sono presa qui le cose, ma vedo che così sono americani. Ma niente di niente proprio. Assolutamente. Nada de nada. Ma allora, non sei tu mia il neodo del coro Virginio vecchia meterna? No, non sono parente neanche alla lontana. Io sono Don Pedro Cristobal de Rosario, e della Coruña, e della Cruz, e del Santo Angelo del nostro Signor Gesù Cristo. Io sono Don Pedro. Mi scusa, signor parroco. Signor. È neodo e ereditiero, ero quel signor lì. Don Felipe Garcia Rodriguez Fritagnon della Pignata di Gonella de Oliveria Mattalari. Signor, e pensa che mi crede che fosse lo nome nome? Perché? Come le sapevo? Pina! Caramba, ha fatto l'ombo! Ma perché è il motivo di Argentina? Ah, intendo. Era.
E che è nessuna Maria dei nomi romani. Bueno. No, mi facciamo con lei. Encantado. E non la si chiama Pina. Encantado. La Pina. Nostra sorella Corina la viene da peso. Sì, perché ti ha messo il nome da uomo. Ah, dolore. Guarda, me la chiamiamo Carla. Ah, bueno. Ma la si chiama Maria Caracalla. Ah, che dolore. Comunque, Don Filippo e cugino carissimo, hasta la vista. Come son contenta di farla su con Saura. Abbiamo fatto buon viaggio. Ah, ottimo, mucho, mucho bien. Solamente un pochino di scurlamento d'aereo e fase d'atterraggio qui a Villafranca. Ma di preciso dal duello che vieni in guaglio. Ma dal Sud America? Sì, ma il Sud America è grande. Da che città venivo? Del país. Ah, è un país muy meraviglioso, certo. E si chiama Espadrilla de Pesa sul Mar Matesora. Sto posto che se c'ha una coppa le scarpe. Ascolta, Tasi, che sennò è la solita figura di bacana ignorante. Ah, bel posto qui. Bella città sta Espadrilla de Pesa. Ascolti, Don Pedro, ma a proposito, mi sono la Fiola della Cornelia e la Leuda della Fina. Leuda. Encantato. Ecco. Ma mi parte poche parole, signor Don Felipe Garcia Rodriguez, eccetera, eccetera. Ma bisogna forse parlare in spagnolo? No, signorita, tengo a spiegarvi. Sì. Don Felipe Garcia Rodriguez, pitaion della Pignata Rigoneta di Riviera, Matalari, non habla. Non habla, non parla, non si esprime. Non si esprime? No, signora. Cioè, praticamente è lo muto? No, signorita. È 30 anni che non parla. Sono 30 anni che non parla, ma comprende tutto e sta molto attento, eh. Oh, ma... e come mai? Che sape, signora? Potrà essere sta... che sape, un forte spavento o un maledizio anche. O magari... questa sta uno shock antaprofilattico. Quale ci parla anche per te? O forse l'ha fatto una indigestione. Guarda che il nostro buono bisnonno par colpa dell'indigestione dei broi e malattie l'ha fatto una stimata senza parlare perché gli si rigala la lingua a bocca. Guarda che Dio, che dolore. Ma... Don Felipe, l'ultima parola che l'ha pronunciato è stata caramba e dopo nada di nada. Vabbè, però se lei ha 30 anni che non parla, cosa farò? Cioè, di cosa vivero? Se non è Stefania, è musica. Oh, no. Scrive musica. Lei sa un gran compositore, tiene molto dinero, ha girato tutto il mondo a fare concerti. Ma mira, ora, le leggo, il male in salute, il silenzioso, ma scrive musica e suona la chitarra. Ah, oh. Oh, signor Don Felipe Oliveira, eccetera, eccetera, eccetera. Benvenuto fra noi. Noi siamo amici, gente pacifica, gente nativa del posto. Noi popolo amico, popolo di parenti. Entiende? No. Noi, io e mia sorella Cornelia, siamo gemelle, nate prematuramente, ma sopravvissute alle avversità della vita, capito? Caramba, Don Felipe, le muchacce gemelle così diverse, madre di Dio, sei come Geppe Guido in piazza. Sì,
smaltita bene bene la materia prima ed è finita tutta da una parte, quella della mamma ovviamente. Allora, lei è vera, ami la carne e hai la iossi. Comunque dicevamo che siamo sorelle gemelle, proprio come le Kessler, guarda. Sì, guarda, Da-da-um-pa, da-da-um-pa, da-da-um-pa. Sì, proprio stesse, guarda, che è proprio. Dice. Don Felipe, le muchacha qui non le tiene tutte le fascine al cuerpo. Manco mal che le nostre chitarre non le segnero di là durante il viaggio. Manco mal. Ma che belle chitarre! Beh, ma voi sudamericani capite fantasia? Suonateci qualcosa! Ma certo, qualche Felipe, nota. Un pochino di strimpellamento, poco poco. De Rosario, i della Coruña, i della Cruz, i del Santo Angelo del nostro Signor Gesù Cristo. Ah, ma è una spada di calcio non solo, Anna. Esatto, Ne suonareste qualcosa del sudamericano? Qualcosa della risora, quella canzone del cavallero stanco? Ma certo che sì, un momentito che incuerdo la chitarra, il suono e il canto. Musica, maestro! Certo, così. Hombre, es música latinoamericana, música maestro. Avvio pagare a SIAE, avvi fatto una richiesta in comune. Caramba, un'altra volta il carabiniero municipale. Sì, quel che rompe le mani. Attenzione, che adesso vado a fare un giro nel quartiere. Sì. Torno tra un'ora, ma quando torno non vuoi sentire musica, altrimenti rimonto tutti per schiamati notturni. Chi? Notturni? De dopo di snar. Certo, caro, perché la multa per schiamati notturni si può darla a qualsiasi ora del dì. Nemmeno. Caramba, che strambamento delle leggi che stai in Italia. Dai, che vi accompagniamo nell'abitazione del loro Virginio. Ma certo che sì. Tempo, caro Asi. Oh, certo, però volevo sul tono del nostro bagaglio. Signor, che peso, pega, ma sa che mi messo dentro il cavallero stanco, sì. Ma no. Prego, quasi, prego, Don Felipe, prego. Hasta la vista, hombre. Faccia forte. Fate moneta, venghi, venghi! Che saria due bianchi da sistemare, che pensi tutti? Ma quanto a quella? Non vuoi neanche la lira? Niente! Cesarina! Niente! Per la tua vita giù che hai euro! Non vuoi neanche quei? Adesso mi bisogna che va a cercare quella specie di uomo, quel fantasma che non cade da giù la parte. Perché ho ancora il tappeto da mettere su da massa e mi goda a sbatterlo! Sì. Ah, bene, se vuoi, mantenelo a casa subito! Sì, a sì, subito. Sì, Cesarina! Maestro! Sì, maestro! Maestro!
Che segno era? Come sempre? Vabbè. Oh, il mio proprio rivale all'elettrono. Era già passato possesso anche dell'appartamento del poro Virginio. Sì. E pensare che la tua donna la sta rio al poro Virginio. E anche alla Pina. No, quella poco. E la Carla. Ah no, è piabbia, quella proprio mica. Mica quella. E vedo, caro mio, adesso come lei. Senza testamento, gli va tutto a parete di sai che sì. E il neoto che sta a 400.000 km da qui. E te dico mi, passo sì, io non l'ha fatto niente di niente. 400 km. Tu te dica, caro. Così è la legge. E te pare che sia una legge giusta in Italia? Batemi a me. Dimmi. Fagli cambiare idea. Sì, che faccio cambiare idea? Che dico? Cosa ti dico? Ma rinuncia la casa a 400.000 euro dei Tripiani era e anche la casa vecchia di Pinè magari. Ah sì no, sento sa vi dico. Va nella pampa a fare il gaucho tra mosche, vacche, tavani. Vero, aischè, neghe, rinuncia nessuni. Lasciami pensare. Beh, sì. Qua bisogna asciugare l'astuzia. Se ti asciughi l'astuzia come ti asciughi a briscola, caro. Secondo me, adesso te l'hai da fare così. Sentendo. Intanto te tratti bene. Le meno avergli come amici che non fa avergli contro. E dopo, studiando bene la situazione, te vedi a dove e quando è il momento di asciugare la sede briscola. E dopo, tiro. Io capirete, ti se fa un po' fatica, ma presta poco, dai, più o meno. Buongiorno, buongiorno. Allora, io è rimasto erede al trono. Sì, cara, pugnale, arriva. Lei era associato con quell'altro che tu possesso dell'eredità. Oh, anche su anche le donne che dimostrano subito la garanzia. Subito, le corsa, cara. Ascolta, dimmi. Per caso, secondo te, che interesserà anche i mobili? Perché te sai che era quel divanetto bello, stile Liberty Corvo. Ma starea benone a casa mia, per quella che starea bene a casa mia era. E dopo era, era quel tavolino? Quel tavolino a tre gambe, ti ricordi? Carla che ne aveva tre, perché una era rotta, la quattro volte da dirtelo. Finita la serata danzante non autorizzata e ringrazie che non ho fatto il verbale come garia da essere è il mio dovere. E mi scusa signor vigile. Sì. A che ora finissero dell'orario? Mamma, te sei benissimo che tu rifaccio. Te sei a che ora finisco? No caro, io non so proprio niente. E lui, caro mio, quando parla con me, mi daga di lei. Va bene, non c'aga, a tosse massa confidenza, per piacere. Capio. Arrivederci. Se capito a far qualche altra serata danzante. Le femo de sera, quando te finisce il turno che te cavi in quella varietà. Bravo. Attento che te mando il mio collega. Vatte, beveda. Ciao. Ciao. Padre, como de costumbre, me ha dado porque tú me olvides. Yo sé que yo no soy bueno para ti. Te ha prohibido mencionar mi nombre, aunque sufres todo lo que sufres, alejándote de mí, él es feliz. Quieres malo y quererme como yo te quiero, regalarte una flor y vivir para ti, consolar a tu alma si busca consuelo. Quiere amor en amarte como yo te amo, caminar de tu mano, morir para ti, repudiarte. ¡Lasciatemi cantare! Ma perché canti tu? Mamma, perché Sanremo è Sanremo! Ascolta, la ora invece di cantare. Oh, guarda mamma, che canto con la bocca e lavoro con le mani. Posso farle da robe insieme, Va bene, dai. Io vado, se vediamo a mezzì, Va bene, ciao. Aspetta. A proposito, non sei ancora visto il cavallero? Ma mamma, te lo sai che dorme fino a tardi? Quella è ancora i ritmi del Sud America? Mi, sinceramente, non mi ha capito perché le chiama Sud America.
perché secondo me l'hanno suda le scelte. Stido chi poco che mi parliamo. Dorme la mattina, mi fa la siesta dopo di snack, e mi fa la cantare di sera e anche di notte. Beh, mamma, lo mia bello. Beh, bello sarà bello per loro e anche comodo, perché il cazzo da me è pronto, intanto. E però è la fatale breve, è più bello così, tanto non so se fatto. Ma dai, mamma, che la sera in questo bar non è mai stato così tanta gente come adesso. E meglio anche per noi altri, dai. Mi non somiglia tanto che sia meglio, perché mi so che per mantenere gli studi all'università, sei tornato a fare il mestiere nei condomini. Guarda, conosco che a sapere le scale che è più intorno che non quello di casa mia. Pensi di me? Beh, mettila prima, fine cosa. Non so che acqua. Non do un cazzo. Beh, adesso mi vado, mi raccomando, fai bravo, eh. Sì. Io. Sì, ciao mamma. Ah no, aspetta che ho fatto passare la mia cosa. Un altro! A parte col primo al banco, prima di passare un altro. Il primo e anche il secondo lo più mi piace. Vabbè, allora. Ieri o il suonante? Buona idea, signorita. Stefania. Caramba, che sorpresa. Signorita, questa notte non ho dormito neanche due minuti. Ho sentito pensare a lei, signorita. Come giusto, annuncio. Ho composto una canzone che era, puoi cantartela? Dopo l'altro. Muchas gracias. Musica maestro! Quasi un mese. Ma certamente che siamo stati da un avvocato, ma che sta un piccolo problema delle carte della natività di Don Felipe, devono arrivare dal Sud America. È molto lunga la strada da Sud America fino a qui. Maria Santissima, è anche che avessero arrivato a piedi. Oh là, Don Gino! No, a me niente, Don. Te viene da pensare che non ho fatto neanche il chirichetto da piccolo. Da buono. Don Felipe, una canzone per Don Gino intitolata Buena. E il tuo pueblo è in cammino, cerca in te la guida. No. Mi da voi queste canzone? No. Parmi che voi, sul paion della caserma. Madre di sì, alla vecchia meterna. Su. Ah, che gli è passato anche a partire, Ligino, era, dai! Ciaccia, mettiti in dubbio la mia virilità! Vuto che te dà una dimostrazione! No, per carità! Ah, guarda, bevetene un altro, che questo te lo offro mi stavolta, dai! Voi altri due al fondo, save porto! Solito, cappuccino e brioche! Muy caliente! Mi raccomando, tracchi di me. Olè. Ciao, Stefano. Ciao, Iri. Posso arrivare in faccia? Che è successo? Anna, i soliti discorsi con me. Ti sai che gente della vecchia che è? Ti ho detto che me la sono cercata. Che dovevo capirlo che non era uno serio.
Ma scusa signorina, cosa sapesse di sbagli? Essermi innamorata di un uomo che dopo sa stufarlo. Intanto ricordate che questa è la condizione più bella del mondo. E mi fa strano che i tuoi non l'abbiano ancora capita. E se quell'altro te la sa, ti pensa, chi non mi ama non mi merita. E dopo sei tu dito che ti senti in casa. Ma molto che te la sei al fiore, con due occhi rossi come tu la vanei. Ascolta, Iris, di gare sono il Sorgino, a parte la storia della Vanelli. Devi viverla bene la tua gravidanza. Ascolta, ma perché non devi stare da me con questi piedi fuori? I meno, vede l'ora che mi arrangia. E allora hai deciso, vieni da me che i meno non ti sarà mia porta, fidati. E se interessava loro, te la verso qui, tanto mi posso decare. Perché mi chiedia, non sapeva comparare alla madre di Migno, la che tanto amo io. Non le canta mi famiglia, con solo un mio braccio, mi contento di cantarle, vámonos. Gli è più di due mesi che è qui. I magna, i bei, i sona i canta, e noemo cavan ragno dal buso. I pari intenzionati a fermarsi era, non che verso che cambia idea. No, no, cara, no. Io prova anche a dirgli che in casa che hai fantasmi per spaventarli. E allora? No, no, non sta niente da fare. E il marito è piuttosto dei ratti le mere fantasmi. E mico anche ha detto, ma che è anche i ratti? Se lo sai marito, tenemos le taioles. Mi però avrei un'idea. Visto che è un maro, ropetar dappertutto noemo cata niente, per sapere ando che quel benedetto testamento, io pensa che se può dare a riesumare il tuo salma. Cosa? Riesumare la salma? Certo! E cercarne le scarselle del vestito che abbiamo messo! No. Beh, allora, ascoltami, ma tu te sei proprio cuca, era! Quanto la sorella della Cornelia! E la c'ha fatta tutta la sua parte di carne! E ti noterei anche un poco di cervello! Tutto quello mio, tutto mio! Ragiona Carla, lei è l'unico vestito che dovremmo mia guardà. Ragiona te invece Pina, dai. Che cosa sono questi sbatti becchi? Guardate che vi multo per sbatti becchi notturni, sì. Ora d'orario. Mi vorrei sapere chi era nella commissione d'esame quando ti fate il concorso da vigile. E sarà sta sicuramente un concorso truccato. Guardi signora, lei non stia a svirgolare il discorso e a fare offese a pubblico ufficiale. Altrimenti mi vedrò costretto a procedere con il verbale, capito? Verbale. L'è meglio che te procedi col nar fuori dalle bale. Questa l'è una riunione de famea, esatto. E ti non te sei mia stambirà. Niente. Guardi, signora. Signora? Mazzalai! Semplice. Signora
Mazza l'hai semplice. Ma s'aventi fatto del male la questa è l'ultima volta che cedo a un sentimento di natura familiare non contemplato dal mansionario del vigile. Adesso vado a fare un giro, torno tra un'ora, ma quando torno voglio sentir silenzio. Capito? Silenzio! Meritarmi il fior del genere. Sì, sì, sì. Deve la mango anche tu, con queste cose, chi? Sopra, in alto, che mi entrate sempre l'oracolo. Beata, che spesa che tu le manda. Ma che vi dei? Ah, basta di. Tequila? Vabbè, anche da quando che sono americani e cambiare le bevande e anche la clientela. A parte il gin, ovviamente, era. E cambiata il nome del bar? Ah, credo ben, cara mia. O tiraria l'insegna con su scritto Bar La Peara e gli hanno messo su una con scritto Bar al Fritaion. Perché care le medone, quelle frittaie strane che fa il Don Pedro con carne, ceo, la masinana, spussa, le baia che le è in piacere. Oh, guarda, altro che hamburger del McDonald's, che onti, sì, sì. Straonti. E care, la sera ve gente a mangiare, sentirli cantare e suonare anche. Sentite voi altre donne, niente avanti con quel discorso. Allora, visto che riesumar la salma non l'aveva ben, per sapere andogè quel benedetto testamento, mi ho pensato che si può dare a contattare una medium. Una cosa? Una medium, una di quelle brai che ti vede per televisione. E visto che ancora è il giorno di chiusura del bar, stasera può dare a venerdì, se mettiamo su quel tavolino lì, e la ne fa una bella seduta spirituale. Senti che roba! Ah, ho preparato un quantitativo esponente di frittaiones di carne marinata con seole e sì, paprika sì. Per stanotte per la fiesta. Ma stanotte, queste chi? Buone! Hola, signora Cordelia! Hola! Hola, signora Caracalla! Buongiorno! Hola, signorita Pigna! Pigna secca! Tasi che non te ne vanso, era. Come sta la signorita Pigna? Ah, non me lamento, tiremo avanti. Ah, certo. Ma è il signor Don Filippo, sta lo bene? È il signor Don Filippo? Molto, molto bene. Sta suona la sua nuova abitazione che compone musica latinoamericana questa notte. Anzi, va su a vedere se che ne ha bisogno perché è un po' distratto tutti i giorni qua. È una roba impressionante. Comunque... Hasta la vista, muchacce! Oh, porin, anche la vista oltre la parola! Mia! Comunque, tornevano altre! Sì, vabbè, sì. Se puoi contattare una medium! Ascolta, mi te dico subito che non che credo a quelle robe lì! Donè, per provare si può provare, eh! Ma dopo basta, o salta fuori adesso sto testamento o non se ne parla più, va bene? Va bene. Ecco. Ascolta dai Pina, lei sì, dai, fare, se sblocco un attimo a casa, grazie, grazie. Prego. Che non posso chiamarne nonno e neanche papà.
Ma sa, disetto, vedrai come corre tu in quando le ora. E quanto sto fa, vabbè, non sta a pensare qua adesso, era. Perché da star allegra. A dire la verità, non mai ne più tanto da quando sono qua, turbata. Cosa che parte sta carrozione composta apposta per ire questa maniera? Che le veccia come il cucco, caro, la veccia! Come veccia? Sì, come il cucco! Ma ve sbagliè! Le nuove de pacca! Caramba! Cielo che l'aria mai dito una roba compagna. Guarda, non ho buon come il pan. Da sarà dura se tu farsela passare, donna. E ti soffia. E ti soffia di quel naso lì. Ancora? Ma dai! Serena! Silenzio che lei va! Buonasera! 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 A lei, buonasera! Buonasera. Silenzio, che dovevi creare atmosfera. Ah, ecco il tavolino. Bene. Le candele. Perché? Bene, bene. E Gavin bicchiere. Ma Gavin, altro che bicchiere sto bar. Vai fuori là. Del flut, della birra, del whisky, qual vuole là? Il bicchiere con cui il basso. Eh? Ma senza lo stelo. Ah, chi lo vuole? È il bicchiere normale, dai. Questa allora? Bene, bene, bene. Accomodiamoci tutti al tavolo. Andiamo, dai. La foto? Ah, eccola. Oh, morto in guerra. No, 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 bella, solo che fotografare. Ah. E come si chiamavelo e il trapassato? Virginio Mazzalai, morto a 84 anni senza testamento, o almeno così il padre, ma no, altri volari se ne sa proprio sicuri perché c'è. Capisco. Proviamo a evocarlo. Però, dovevi essere concentrato.
Va bene, pronti. Mani allargate sul tavolo e demmi solo qualche istante per concentrarmi. Ci che dirli, ci no che dirli, ciapalo chi, ciapalo là. Non si sa. Impressiono questo qua. Tasi, tasi, che te l'hai voluti. Oddio. Sento. Mi viene fastidio. Sento una presenza. La sento. Si avvicina. Si avvicina. Oddio, che paura. Oh, mamma. Si avvicina. È qui. È qui. Virginia! Batti un colpo se ci sei. Mamma. No. Aprite! Aprite! Guardi le donne! Scusami, no, scusami, lei è quel insieme mio delle fiori! Un attimo! Sarei insieme mio saputo! Cosa sono queste luci tremabondole? Le candele! E perché sono infissate le candele e non la luce elettrica? Perché ne sia ben così, va bene? Come siete messi col sistema di prevenzione incendi? Dove sono le uscite di sicurezza? Com'è il piano di evacuazione? Ma avete mai sentito parlare della legge 626? No, avevo solo sentito parlare della legge 61, stupido! Adesso per piacere, via da di qua, va da Ronda Piazza, va sul lungolago, ma va via da di qua che avete da fare. Sì, mamma, finisce la era di darmi ordini. E mi sapo ordini solo dal comandante dei vigili. Adesso vado, ma smorsate tutte ste candele, che se no si crea qualche principio di incendio. Guarda che Nerone, la so come si è accosita la sua carriera. Genere sta molto molto meglio il sopporto. Ah, sicuro? Sì. Ripartiamo dall'inizio. Bene, aspetta un attimo. Ecco. Che mi prima bisogna che vea qualcosa di forte. Sì. Perché con ste paure mi sa scommusso da tutti i ormoni del serpente. Mamma mia. Ascolta, dammi un grappino che mi sa ingroppare le coronarie. Un attimo, vedo qualcosa anche a me per te svegliare. Sì, sì. Quel fiulla. Di segno era. Sì, di segno. Procediamo. Bene. Sto a posto. Allora, mani. Sento che lo spirito del Virginio è qui tra noi. Lo sento, è vicino. Virginio! Ma non puoi mica ogni volta fare il salto sulla carica, anche a voi altre, dai! Virginio, parlaci! Entra nel bicchiere! Occio, che il bicchiere si muove! No! Pina! E se intendimi? Forse vuol dire che sono mille erede! Non interrompiamo! Tasi poco! Pine! Allora che sento te do? Sì. Coraggio! Sì. Pine! G A L I N
Galine. Galine, Pine, Galine. Virginio, sapete, ho avuto, venga. Guarda, bel ringraziamento dopo che ti sei stato qui alla fine, era. Sì. Galine, te ne sai. Esatto. Dopo che sono al paese non so quante volte per andare a comprarti la botola che ti piace a te. Vergognati, Galine, diciamo. Pine. Ho capito. E vuol dire Pine? La casa vecchia dei Pinè sul Trentin. Ma sì, ma là sì, è il casotto delle galline. Gatto più niente. Eh sì. Virginio, parla. Parla ancora. Pinè, galline e dopo? Dai, parla. Che venga fuori a tutto adesso. Se decidi di parlare. O se tu diventa molto un catì. Niente. Niente. Lo spirito si è allontanato. Per forza. Probabilmente si è offeso. Ma certo. Ma per forza. Tiri in faccia arghe due fettine di bordo. E ti usare quel tono lì. Vabbè, se meritava tutte, va bene. Tutte. No, niente. Non avete condotto in maniera seria la seduta. Ecco. Però qualcosa ha detto. Pinè, galline. Niente. Sta a voi decidere adesso cosa fare, insomma, dai. Ascolta, e intanto potete cavarmi sta veneta che mi fa paura per conto mio. Certo, certo. Sì, e potevo sforzare anche queste candele che non carina il prego, potere. Prego. Sì, sì. E per la seduta sono 600 euro. Ma per quella. Però, carente le megaline, 600 tutti in nero. Per quella. Ah sì, è nero dalla testa e piede, per quella. Sì, sì. Per quella. E la pescusa, prego, poteva fissare la luce? O disturbe la lo spirito? No, no, prego, prego. Maria signor che do fornacchie! E che me la risponde il paro Virginio, ci ha fatto paura, Credi che potrei star meglio? Appunto. Beh, comunque, eccoli qui. No. 100, 200, 300, 400, 500, 600, tutti in nero era, che molto fa caso. Bene. Arrivederci. Guarda che se lo tentano con la... Ho visto la luce in piscià e anche se il bar sarà, mi sono detto, dai che vo dentro come ne fa un altro. Condoglianze? Si è morto. Come sa tu andrà, come sa tu andrà.
dopo passarsi di naranza e gli avevo già visse. Faccio un impegno, sai, vicino così va. Don Pedro, vedo la giacchetta così. Meraviglioso! La giacchetta che la sa chi, sai, parlo della chitarra, perché adesso se le spassa con le cubane. È il mio assemo, Beccare su con le cubane. Caramba! Uno! Papà, no, Scusa che è bello, ascolta, ogni tanto. Ma no! Non che neanche tua mamma, dai! Su! Tutto. Dai, questa chi? Ma non è impossibile, vestita da io, alla festa sudamericana. No, sentite, nel Sud America vive un popolo degli indios. Pensate, amica. Chi te so? Allora, mi ho letto sull'Atlantide e ti ripeto, testuali parole. Nella foresta mazzonica, dico mazzonica, vivono le tribù degli indios con la gente. Parte che piacere, che gli indios deve fare il gaccio d'uomo, un certo posto che altro, ma a proposito di un certo posto, dimmi, ero passare chi mio marito? Ma no, era. No, era mal me sente. Quando sono andata a casa, ti darei sa che cucina. Sì, sì, dica pure. Sorella, senti a posto così? Oh! So che bello. Ciao, Valentino. Forza, Don Felipe! E stasera prepariamo la première edition de musica latinoamericana col ballo al fritaillon qui. Ah, certo che sì. Grazie. È stata una serata molto interessante. Hola, signora Cornelia. Hola, signorita Grimpinia. Mi pare si va alla scala. Ma non si va alla scala. Alla scala bisogna far finta adesso. Come la facci? Maria Santissima, mi pare una giraffa. No, mi pare te va preso dal Monte Baldo. Hola, signorita Pigna. Quasi da Pigna sul punto del cascata. Ah, complimentoni anche a Felipe Sala. Certo che sì, stasera trova muy fascinosa. E se vuole complimentare con ella per la sua trasformazione e per l'aumento della presa. Ah, ma quella è partita di tacchia spila? Eh sì. Comunque, manca lui, come sta lo Don Felipe? Mi pare che sia messo bene anche a lui, però. Anzi, da quando le chi mi pare anche un tantinino ingrassato. Ah, se per quello si è ingrassato tutti e due, E come? Muchas gracias, amigo. Prego, muchas gracias. Ah, cari miei signori, penso che resteremo qui e se faremo veronesi in poco duro. Ma che fortuna ho! Domanderei la cittadinanza italiana. Domanderei asilo politico. E domanderei, ole, la casa popolare. Ale, mi la capisco subito come funziona. Hai ad imparare subito le leggi italiane, eh? Sì. Ah, noi siamo i pisi qua da chi? E pensa che l'altro vuole anche mandar lì, ma ci se ne muoi qui lì adesso. Ma perché se sta meglio se abbiamo Sud America? No. Ah, sì, ma a casa viene le tasse, le ticket, dei bolli, dei lupi che vengono a Monte Baldo. Lupi? Sì, papà, ma io ne ho visto che scontrosi che hai veronesi. A chi? Sì. Non le parla? Sì, si lamenta sempre. Sempre. E te parla dietro le spalle e noi te dà confidenza. Ma e poi sentire l'inquinamento. Sì. Le borse delle immondizie buttate dappertutto. Sì, i buchi del sole. Sì, sì. E non parlate delle rotatorie. Ma io sono disgrazia.
lascia qui l'Italia. Mi, se fosse devo altri, farei le valigie e me la darei a gambe. Ma perché, signorita Pigna? Con Felipe si trova buono qui. E a chi vuole restare? Anzi, cosa dirmi una cosa in privato? Penso che Don Felipe nutre una profonda ammirazione per la... Allora, capito, signora Pigna? Muchas gracias tante che non se sa se Don Felipe. È una basolina. Che nome? Oh signora! Ma papà Salaman! E mo capito, e allora? Non può far tanti squasi! E papà Salaman! Non so mio papà pur! Disimetere via, no, questa roba! Stressa me! Senti! No! Senti Cesarina, il tomo non è mai qua! Ma fermate che ti può fare un baletto al manco, non ci mia di nuovo a niente. Dava. Dai, comincia a tirare così che ti sento. Gira. Stasera che penso mi fa girare le donne finché le imbriago. Sì. Ecco, quella la resta qui a sempre anche di qui. Bisogna fare che le giri. Ma certo che sì, balemos! Musica maestro! Avanti! Sì, sono in ferie. E allora? Allora metti via quel sicolotto, se no te faccio mangiare. Ola. Ma io proprio non capisco. Sai che sia stasera sto bar? Vedete robe che non te capisce. Sì. Siete fermi, te capire. E no, alto tanto, te potresti anche ti fare un balito, rego. Ma certo che sì, dai, ma rimango quando musica, dai. Maestro. Calor.
un mal di gambe dal tanto che ho ballato l'altra sera. Diezio, ciao! Oddio, zio Ezio, ciao, sa che è successo? E ho già fatto una botta in testa. E ti ho perso un cipollotto. Ma sta, veda, come sta la Iris? Ma chi non sta bene? No, no, sta benoso lei par quella. Ah, a proposito, sei tu ieri sera che ti mandai tutti quegli sms dopo di snare? Sì, perché? Ti pareva che la disturbesse? No, no, anzi, l'ho vista bella e contenta, setto. Manco mai. Posso una sua catarla? Se notevo l'altro. A dire la verità, un caffè macchiato. Che forea. Ezio, mi raccomando, devi stare attento a come te beffe, che non ti multa per eccesso di schiuma nel macchiato. Tasi. E si è scondito il libro la schiena, il libretto dei verbali? Questo? È un masso dei fiori. Beh, guarda, mi si era convinto che gli ti avesse dato la pistola e il manganello e il spray al peperoncino, ma chi ti avesse dato un ammasso di fiori? Chi è per la Iris? E il caffè? E le bei gruppi? Sì, sì. Do il caffè, ti chiedi. Ma secondo te ero più un po' di belli? Guarda, da quando che ha messo i capelli in testa mi penso che sia andato a Sarvelli da sedo. Se poi dopo lei anche a innamorare, siamo a posto. Proprio ciò aveva allora. Eh sì. E sì. Ma da quando è l'ora che fai il caffè così buono? Da sempre, Gino, da sempre. Ma finché siete bianchi, bianchi, tu stai a dire caffè. Avvio catà, ghera sto testamento. Se stissi ghera, stissi, fiume, sgusce de ovo. Per non parlare di quanta ghera. Te potevi immaginarlo che non poteva essere lì. 600 euro buttati, donne, buttati. Che te dico? E sapeva, mi caro, e sapeva che non era proprio niente da fidarsi. Ciarlatani. Basta adesso, non vuoi più sentire parlare sul testamento, basta! Che la sia finita! Però una soluzione che sia. Ma porta niente. Ascolta, Pina, mi pare di aver capito che Don Filippo è un gara simpatia per te. E allora, sito gelosa? Gelosa? Figurati, sposerò. Sposerò perché come legittima consorte ti diventa parola anche te. Ma scusa, ma che sei proprio una cuca, era? Che? E mi chissà che guadagneressimo. Non è vero, niente, non sono niente. Beh, comunque, se fosse che gli interesso, mi di sicuro non mi tiro mia andrio, credo. E poi provo a pensare. Con Marie che non parla neanche, te saresti sicura che non ho trovato la mia, Vedi quella? Mamma, zio Ezio! Mamma, zio Ezio! Scusa, sor Virgile, ma parlalo con noi altri! Ma si tu mia team, mamma! A volte ho proprio dei dubbi! Ascolta, ma c'è Mara Iris, l'ha detto che lei era di Onar a Bussolengo e in maternità l'ha detto che oramai par che sia ora! Oh, Maria! Beato signore, ma che manca ancora un mese! E se ste robe è uscita come a Natale, quando arriva, arriva! Ascolta mamma, dico d'accordo! Non riesci mia a parlare con la Stefania, vera persona! Per quella fornitura di tequila proprio ancora. Ascolta, Stinta. Come si fa qua? Mico d'accordo, cosa male, guarda come la sta. Ascolta, tieni che devo giocare alle macchine fuori sulla piazza. Mi raccomando, che non vuoi casini. No, te lascio la beretta e anche il colotto. In modo di corsa. Ciao! Ciao! Senti Cornelia, va che Dio ha
catica che sei piace pratica, perché ah, quella sì. Non sei andata sia la maternità, va a finire se infila dentro la grande mela. Sì, ho ancora capito cosa fare. Sì, sì. Beh, ho capito. Stessa. Caramba, cosa è stato qua questa confusione qui? Se succedi? Don Pedro, la nostra Iris, è la maternità. Ma è meraviglioso! Ecco. Anche in Sud America le muchacce imbarazzate le va in maternità con partorire. Ma dai, ma voilà! Ma allora si proprio di bei copioni, eh! Ecco! Cioè, Carla! Carla! Dai, sei zucchi! Dai, per dare una mano a pagatia mi trappola sempre lì, che se Renchi ne paga sapere qualcosa, un prezzo in quella situazione, non capita. Don Felipe, l'Iris, la nina, l'ena all'ospedale a sfornare il nignetto. Sì, sì. Che femo gli auguri, una canzone per la nina. Ok, dai. Tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri alla Iris, tanti auguri a te. Oh, bueno. Ma certo che Don Filippo è proprio bravo da suonare. Certo. Oh, ma e gliel'ha proprio tutte le qualità. Le bravo da suonare, l'educato, non dice parolacce. Ah, no, no, di certo. Però mi pare strano che non uscita non la viene ancora catata a sposarsi. Ma signorita mia, Don Felipe le sta sposando? Sposato? Certo che sì, 2 volte anche. Oh, ma... 2 volte? Certo, la premiera muore, sta la cica... Una chica. Una chica? Sì, intendo una muchacha, se puoi dire, un pochito esuberante. Leserota. Mucho più che leserota, ma mucho, mucho, è un pochito puta. La seconda mujer è stata una mujer muy spendacciona, dinero, con gioielli, vestiti, sapate, tutto qua. E Don Felipe l'ha detto basta. L'ha divorziato e di allora non ne vuole più sapere di donne, ha detto nada di nada. Ma perché adesso ti piace di uomini? Non parla, non si esprime, non ha mai toccato. Vuole che gli dica la roba? Certo. Mico, ho fatto dire una messa perché torna a parlare. E ho fatto anche la novena alla Madonna del Frassino. Perché fuori, ma vedo st'uomo, non parla, non dice niente, insomma lì mi fa delle cose. Ma manco se potesse sapere perché non parla. E perché non ho niente da dire. Adesso si esprime. Come era successo? Che mi è venuto voglia di parlare. E le arie buone del lago, le quella che ti fa bene. Dai, e brindisi. Sì, ma certo. Ma la madre di Dio, non Felipe, ossita di paca. Tutto ben padrone, ben. E anche la Iris la sta bene. Quella è l'importante. Però se non so pensare. Che se non vado, il sogno mi vado a fare i nomi, mi fermo uno gli altri. Bravo. Giusto. Giusto. Giusto, sareste dei bravi nonni. È un miracolo. Solo quando te ne vuoi. Non calo mai voi a far 30 anni. E fatti. No, bossa. La festeggiare il butino e Don Felipe che parla. Sì. Offro me. Vabbè. Sì. Sì, sì.
Evviva! Sì. Evviva il Butin! Ah. Evviva Don Felipe! E alla Iris? Sì. Un masso di rose rosse! Certo che sì, sì Don sì. Gino! Don Felipe! Musica, maestro! Rave rosse per te! Ho comprato stasera e il tuo cuore lo sa cosa voglio da te. Di rave non si muore, ma non mangiar che mica, son chi bianco come un morto, con l'ultima speranza sono a torto rave, rave rosse nell'orto. Ormai non c'è più niente, nessun piene capussi, amore sai perché? Me resta solo le rave, rave rosse per te. Perché Sanremo è Sanremo, olè! L'altro! Ti segno magari, ma che sul fondo la pagina cosa segnare, si affaga! Gira la pagina e scrivi di prima. Sì, se lo fossi che da quando che sono americani, po' tre volte più gente di prima, parti bello, aria bel che sarà. Oh, ma de cosa te lamenti, che metteva tutte dritte. Sì. Par finto moerno la va più a far i mestieri. Mm. E dite te lamenti, par due biceri che concorrono a pagarte. Due biceri? Domina te volare dire! Perché due biceri? Signor! È mese ancora! Ma che brutti! Mamma che braccia lei come per me! Soldi. Ma com'era che si così silenziosi? Don Felipe, le meditazioni, componimento! In 30 anni senza versa bocca! Prende no, uomo! Vabbè, ecco! Che bel butin, qua che bello. È il mio. Che lo so che finisce. Ah, bravo, mi ha anche superato l'umore, è talmente bravo il mio butin. Ah, bello. Grazie, per me normale. Dai, Cornelia. Sento che mangia male mamma stasera. Ma va là, ha telefonato mamma. E la mamma passa anche a me papà, pensa. Anche a tuo papà. E pensa che gli ha detto che vuol venire qua stasera per vedere il piccinino. Te l'aveva detto, mi vada, quando i vedi il piccinino, noi va più via. E invece, ti, com'era che ho tenuto il piscifolotto? Caro, ho avuto che svegliare il buteretto. No, era. Oh, te da quando quel di là, maternità è scambiato, ma il papà del Boccetta non parla altro quindi. Basta, che bello. Oh no. Domando scusa, un momentito di silenzio e di pazienza. Don Felipe, se vuole parlare con Boalfi, se vuoi. Sì. Prego, Don Felipe. Lasciamolo parlare, che adesso che viene in mente cosa ha da dire. Ho deciso. Lui ha deciso. A chi con voi matalai come mia e sto muy bien. Chi con voi matalai come lui e se trova molto bien. Ah, Don Pedro, sei la triunfata. Ma signorina, tutto. Signorita, so di fare la traduzione simultanea dallo spagnolo all'italiano. Allora la saperla che capiamo sì, sì. Spagnolo. No, sì. Stavo a dire che a chi sto muy bien. Ho ripreso la parola, mangio de gusto, bevo con soddisfazione, dormo abbondantemente, sono anche ingrassato. Sì. E voi altri si gente da bien. Muy, muy da bien. Ed è per questo che ho deciso di rinunciare a tutte le proprietà del cuero virginio. E vuole rinunciare alle proprietà? L'hai capito. Dai, abbiamo capito. Basta. Dai.
Prego, don Felipe, su. Renuncio e con todo il mio corazon. Con todo il suo corazon? Basta! Ho pensato di fare un gesto significativo. Ho pensato di lasciare tutta la mia roba che fu del fuero Virginio a... sombrero! Sombrero? Caramba! Esta l'ultima parola che ho pronunciato prima del tasebe 30 anni. Sì. Madre de Dios, prego don Felipe, habla, habla, prego. Habla, habla. Niente. Mira. Mira. Digiti corretto. Guarda. Ci dica. No, non me l'abbia. Don Felipe, l'era di dire che Gelassa tutta la sua roba, esatto, che l'era del Virginio, sì, a suo, voleva forse dire a sua sorella della Cornelia, ma che sarebbe no. Strega. Don Felipe, por favor, habla. Fammi vedere. Mira, tiene lo stesso sguardo perso di quando prima non parlava. Guarda, le pare imbordito. Allora, don Felipe, allora, parla. Niente, neanche ci fa lo sganassone, sto qua e parla, basta. Da adesso in poi non parla più. Signor. Calma, gente, calma. Se non è più buono di parlare, e sarà ancora buono di scrivere. Penso di sì. Qua con il libretto di dentro. Qua, don Felipe. Qua. Garcia, eccetera. E scriva qua sul libro dei debiti a Cilgherassa tutto. Esatto. Forza, e scriva. Oh, meno male. Allora stavo scritto? Un attimo che scrive, no? Santa mia madre. Ah! Però! Allora? A ci? Madre del Dios, è importante, eh? Io, don Felipe Garcia Rodriguez Fritaglion della Pignata de Cornelia de Oliveira Matalai, intendo lasciare tutte le proprietà di tale chi in Italia da Virginio Matalai a Ana Iris, a Marco e alla Stefania, che sono giovani e hanno un futuro davanti e sanno dar valore all'amicizia. Fanno da te a tutti! Mi intanto tiro su sto faccio del Virgilio che da tolto un giro abbastanza. Basta. Veramente, Ara. Porco canto sto Virgilio, che certo che ti potevi anche dirlo, era che non ti hai mai scritto il testamento.